Ciao, Benvenuti, Michele. 20:45 Benvenuti. in punto, siamo live anche stasera, Anna. Eh sì, siamo qui. Benvenuti e ben ritrovati a chi ci segue sempre. Benvenuti a chi ci segue per la prima volta che si collega con noi. Siamo live anche stasera in compagnia della nostra ospite, Sara Turetta, che si collegherà tra qualche minuto con Tra noi. qualche minuto con noi, vi ricordiamo che le dirette e del dopo cena live sono visibili anche in differita nelle nostre pagine Facebook. Vieni con me.dog, essere cane centro cinofilo, quindi potete vedere anche quelle, diciamo, un po' dell'anno scorso, Un po' quelle che datate. un po' di più, potete vedere quando volete. E vi ricordiamo anche che abbiamo piacere di ricevere le vostre fotografie di cani e gatti, quelle più simpatiche. Vi mandiamo nuovamente l'indirizzo email a cui potete inviarle. Le utilizzeremo per introdurle nelle sigle che aggiorniamo tutte le volte per il dopo cena live. Quindi potete mandare a vienicome.dog chiocciolagmail.com. Anna, Miki, direi che andiamo con la nostra sigla. mi sa Vai. che andiamo con la nostra sigla anche stasera. Assolutamente sì. Sigla. Ed eccoci nuovamente qua, in attesa che si colleghi con noi Sara. Ci fa piacere utilizzare questo momento per darvi delle informazioni pratiche. Volevamo condividere con voi un appuntamento importante che ci sarà sabato 6 febbraio durante l'arco della giornata, il webinar Giochiamo Online di Simone Dalla Valle. È proprio un webinar, non una diretta. Giusto, Anna? Eh sì, esatto, proprio un webinar di approfondimento molto bello, tra l'altro, che non perderei se fossi in voi. Tra l'altro, Michele, possiamo mostrare anche la locandina di questo webinar, Assolutamente sì. dove trovate anche il modo per iscrivervi e tutte le info per iscrivervi con vienicome.dog, chiocciolagmail.com. Eccolo Direi qua. da non perdere, veramente. Assolutamente. Soprattutto vi ricordiamo che non è un dopo cena live, quindi non è una diretta. Inizia tra l'altro alle 9:30 del mattino, quindi proprio non è un dopo cena, è un webinar vero e proprio. Sull'immersion, vai. Dopo le comunicazioni di servizio, vediamo subito se si è collegata la nostra ospite di stasera. Sì, è arrivata Sara Turetta. Ciao Sara, che piacere. Buonasera a tutti, Ciao. ciao ciao, ciao Michela, ciao Anna. Ciao. Ciao Sara. Benvenuta. Benvenuta Sara e innanzitutto grazie, grazie davvero di cuore per aver accettato il nostro invito a essere con noi stasera, ad essere riuscita a dedicarci un po' del tuo tempo, che è comunque prezioso perché sappiamo che sei molto impegnata sia a livello di responsabilità, proprio impegni quotidiani che hai, quindi grazie di essere qua. È un piacere. Sara Turetta è una persona molto conosciuta anche a livello internazionale. Sara, però, ci piace presentarla per chi magari questa sera la vede per la prima volta, la sente parlare per la prima volta. Sara è fondatrice e presidente dell'associazione Save the Dogs and Other Animals, che nasce nel 2005 e che ad oggi, ecco, raccoglie anche circa 1,3 milioni di euro l'anno e può vantare numerosi partner anche a livello internazionale, numerose collaborazioni, un'associazione molto molto importante che Sara ha creato. Ecco, Sara stasera è qua con noi proprio per condividere la sua esperienza di vita, un'esperienza incredibile che scoprirete stasera per chi già non la conosce, che l'ha portata proprio a lasciare anche la sua carriera, possiamo dirlo, una carriera importante, prestigiosa come pubblicitaria in un'agenzia internazionale di Milano, per veramente immergersi, dedicarsi completamente a quella che è diventata poi la sua missione di vita, possiamo dire così, Sara. È una missione che la sua missione racconta nel suo libro, che è il protezionismo di tutti gli animali in Romania. Poi spiegheremo meglio quello che è successo a Sara. Ecco, il libro è un libro meraviglioso che è questo. Vediamo se riusciamo a inquadrarlo in maniera giusta, che dia giustizia ai cani, La mia vita di Sara Turetta, in cui proprio lei ci racconta, Sara ci racconti quello che è successo, come è nato tutto. Infatti io volevo partire proprio dalle origini, no? Di questo, come sei venuta a conoscenza della situazione tragica che si viveva in Romania e quindi che cosa poi ti ha portato, diciamo, fatto nascere in te questo
questo bisogno di comunque decisione, di lasciare tutto quello che avevi di concreto in Italia, si può dire, perché le cose concrete che avevi, che adesso le hai magari sotto altri aspetti, però che avevi erano tante, per lanciarti in qualcosa che è un'impresa anche dolorosa per tanti punti di vista, sotto tanti aspetti. All'epoca, parliamo del 2001, non c'erano i social media, quindi le uniche informazioni arrivavano tramite la televisione e i giornali. E in quel mese di maggio del 2001 eravamo bersagliati dalle immagini drammatiche che arrivavano da Bucarest e che mostravano cani buttati nei cestini dell'immondizia, scuoiati e buttati sui marciapiedi, davanti ai bambini, e Brigitte Bardot che si era recata lì per cercare di convincere il governo a fermare questa mattanza totalmente priva di regole. E io rimasi colpita dal fatto che queste cose avvenivano tutto sommato un paio d'ore da Milano, prendendo un aereo, Milano-Bucarest sono 2 ore, quindi non stavano capitando dall'altra parte del mondo. Io all'epoca ero una volontaria in canile che portava a spasso i cani, quindi per il resto ero una pubblicitaria in carriera, però dedicavo i miei sabato pomeriggio ai cani, conoscevo una rete di associazioni qua nel milanese e mi sono impegnata per raccogliere un po' di materiale e di soldi da portare durante le mie vacanze estive a Bucarest, pensando che il mio viaggio sarebbe iniziato e finito lì, con quella settimana. E in realtà, come racconto nel mio libro, io mi scontro con una realtà oltre ogni immaginazione. Già solo passando il confine tra la Serbia e la Romania, immediatamente si notavano questi branchi a ogni lato della strada, e pochi chilometri dopo aver passato il confine abbiamo trovato il primo di una lunga serie di cani agonizzanti. Il primo era una femmina che era paralizzata da giorni e non poteva più alzarsi, e le persone le passavano accanto completamente indifferenti. Ecco, l'impatto con tutta quella sofferenza, ma anche con il contesto così inaridito da una lunga storia, tra l'altro, di dolori anche per il popolo, e quindi un contesto veramente complicato, mi ha totalmente sconvolto. Quindi ho tornata da quella settimana, non sono più riuscita a tornare alla mia vita di prima. Ero inseguita dalle immagini di quella settimana su cui non mi soffermo. Chi leggerà il libro scoprirà le cose che ho visto e sperimentato in quella prima settimana a Bucarest, però è stato, io la chiamo sempre, la mia caduta da cavallo. Prima sognavo le sfilate di moda, i set fotografici, andavo in Costa Azzurra a fotografare, a produrre servizi per i clienti dell'agenzia. Sono tornata da quella settimana in un girone infernale di animali sofferenti e non facevo altro che pensare a quegli animali sofferenti. Questo non ti ha abbandonato, non ti è riuscita a uscire proprio dal tuo pensiero? Ti ha cambiato la vita? Completamente. Le gerarchie, le priorità, le cose importanti, quello che prima mi sembrava importante, improvvisamente di fronte a quella realtà non lo era più. Abbiamo un video, se volete possiamo anche mandarlo adesso, Sara, se vuoi, che un po' documenta ciò che ci hai appena raccontato. Va benissimo. Siamo nel centro di Bucarest, che oggi ha un aspetto completamente diverso da quello che aveva 20 anni fa. 20 anni fa questa zona era piena di casette con il cortile, a volte case anche belle, di bella architettura, che per volontà di Ceausescu a un certo punto sono state completamente distrutte. Dittatore comunista era di creare dei grandi spazi che potessero in qualche modo ricordare la grandeur francese e i grandi viali di Parigi, e voleva imitare la capitale francese. Lo ha fatto nel peggiore dei modi, cioè privando la città delle sue bellezze urbanistiche e spostando forzatamente le persone che abitavano in questi quartieri.
all'inizio degli anni Ottanta, dopo un viaggio del dittatore nella Corea del Nord, egli rimase affascinato da un certo tipo di edilizia che gli avrebbe consentito di creare questi grandi spazi e di concentrare la popolazione in quartieri dormitorio. Tra le conseguenze nefaste ci fu l'abbandono di circa 30.000 cani di proprietà. Quando nell'89 Ceausescu venne fucilato dopo una rivoluzione lampo, ci furono 10 anni di totale anarchia. Nessuno fece nulla, nessun cane venne accalappiato, nessun cane venne sterilizzato e nel 1999 si contavano circa 200.000 cani randagi nella capitale. Ed eccoci qua dopo questo contributo video molto chiaro, veramente molto... Sì, è un video che spiega l'origine poi del randagismo in Romania, no? Quindi è vero che il randagismo è qualcosa che accomuna tutti i paesi dell'Est Europa, in una misura maggiore o minore, o quasi tutti, soprattutto là dove c'è una grande povertà e una grande corruzione, però in Romania il fenomeno è stato aggravato da quelle devastazioni urbanistiche volute dall'allora dittatore che hanno portato all'abbandono di decine di migliaia di cani da guardia. Quindi c'è anche proprio un'origine storica che ha reso il randagismo in Romania una vera e propria emergenza e ancora oggi è il paese europeo con il più alto numero di randagi per le strade. Poi tutti così una volta, no? Cioè, tu, diciamo, anche se dilazionato nel tempo, arrivati tutti così... tutti questi cani quasi improvvisati, cioè gradualmente, ma comunque tutti quasi insieme, quindi una cosa. Un grande numero. Ecco, sì, diciamo che il video parla di Bucarest, è ovvio che questo è successo in una maniera minore anche nelle altre grandi città, però il ridisegnare le città, il costruire questi condomini è qualcosa che ha interessato un po' tutte le città rumene e poi comunque con la caduta del regime, con il crollo, diciamo, del sistema, le amministrazioni pubbliche non funzionavano più, quindi i cani non si sono più catturati, non si sono più neanche eliminati come prima comunque accadeva, per cui con questo tilt del sistema della macchina amministrativa ovviamente i cani hanno iniziato a riprodursi, a riprodursi, a riprodursi e tanta gente ha iniziato anche a gettare con più facilità il cane in strada perché c'è un'abitudine poi a vedere gli animali in strada e questo non fa altro che alimentare l'abbandono. Certo. Sara, dal tuo libro emerge proprio prepotentemente la forza che hai tirato fuori in quella situazione. Ci vuoi raccontare quali sono state le prime difficoltà che hai trovato quando sei arrivata in Romania? Allora, io non mi sono trasferita nella capitale, ma in una località di dimensioni medio-piccole, una località sperduta, dove la maggior parte delle persone si spostava con dei carretti trainati dai cavalli, dove la maggior parte delle persone viveva con la stufa a legna in casa e io stessa mi sono trasferita in un bilocale fatiscente, davvero in condizioni proibitive. Quindi le prime difficoltà sono state di ambientamento. Io partivo da una situazione di benessere e mi ritrovavo a vivere in qualcosa che era molto peggio di una casa popolare di Milano, con l'acqua calda razionata, per cui tornavo dal canile tutta sporca e non mi potevo lavare perché l'acqua usciva gelida, spesso con il riscaldamento che non funzionava, con le scale buie, il pianerottolo buio e la paura di tornare a casa la sera da sola. A volte di essere aggredita da un cane che aveva deciso di dormire davanti alla porta di casa mia è uno degli episodi che racconto nel libro perché questo cane non mi riconosceva come un'inquilina e quindi mi voleva fare a pezzettini, insomma, quindi
difficoltà quindi di ambientamento e poi la diffidenza della gente. La gente era convinta che io fossi lì per dei loschi traffici perché era incomprensibile che questa trentenne milanese andasse lì a salvare i cani randagi, ci doveva essere qualcosa sotto. È un po' il destino di tutti gli stranieri che vanno in un paese a cercare di portare avanti una missione, un'impresa. Pagano un po' questo tipo di scotto, la diffidenza è enorme. Poi non dimentichiamoci, in Romania il diffidare degli altri era diventato sistema durante l'epoca comunista, perché tutti si nascondevano membri della Securitate nelle stesse famiglie, c'era la delazione, quindi il sospetto purtroppo è ancora, soprattutto nelle fasce di popolazione dai 40 anni in su, qualcosa di estremamente comune. E poi tutte le menzogne, le bugie, l'abitudine a mentire, è una società, come dice una frase che è all'inizio del libro, no? È una società in cui si tende a mentire perché si è stati abituati in un passato a mentire per sopravvivere, per essere i perfetti cittadini modello comunisti. E quindi la tendenza a mentire per ottenere dei vantaggi o per ottenere qualcosa, per essere ben visti, è qualcosa che intossica le relazioni, il fatto di non poter contare sulle persone, di non poter capire chi è sincero e chi invece non lo è. Quindi una serie di fregature spaventose che io racconto. Che io racconto nel mio libro e che peraltro non sono arrivate soltanto dalla parte rumena, ma sono arrivate anche dalla parte italiana. Infatti, anticipi un po' un'altra cosa che ti volevamo chiedere, proprio pensando a dei passaggi del tuo libro in cui tu hai avuto molte difficoltà all'inizio, soprattutto perché hai avuto dei voltafaccia, insomma, spaventosi da parte di persone di cui ti eri fidata, di cui ti dovevi fidare in realtà. Quindi, Ma se io ci vuoi raccontare. sono sempre stata molto ottimista e forse un po' naive in quegli anni. Ricordiamoci che avevo 20 anni meno di adesso, avevo 28-29 anni. Ero un inguaribile ottimista, per certi aspetti lo rimango ancora adesso, però diciamo che sono un pochino più sgamata, come si dice, no? Però all'epoca avevo la tendenza veramente a fidarmi delle persone e quindi le prime persone che mi hanno aiutato in Italia, le prime associazioni, in particolare una, pensavo lo facesse perché credeva in questo progetto. E poi mi sono ritrovata con quasi 100.000 euro che non sono mai stati dati, no, a quello che stavo facendo, sono stati probabilmente impiegati per fare un altro canile, però da quel momento io ho imparato in quegli anni a collaborare tanto con altre organizzazioni, ma a mettere per iscritto le cose. Non siamo più tutti, non siamo amici, sì, magari si va a bere una cosa insieme, però i rapporti di collaborazione devono essere nero su bianco, ci deve essere la massima trasparenza e quindi col senno di poi quelle fregature mi sono servite poi a costruire meglio le partnership di Save the Dogs con altre associazioni. Quindi non mi hanno gettato nel pessimismo, è sbagliato farsi scoraggiare e dire beh, allora non ti puoi fidare di nessuno, è sbagliato chiudersi. Bisogna continuare a rimanere aperti e continuare perché non c'è niente come l'unione che faccia la forza, non c'è niente come la sinergia con chi ci assomiglia, che moltiplica gli effetti del nostro lavoro, però bisogna farlo comunque con cautela e prendendo delle precauzioni, soprattutto quando ci sono dei soldi di mezzo. Grande verità, purtroppo. Ci Certo. sono delle domande, intanto che, Michela, se vuoi leggere la prima. Abbiamo la domanda di Anna Maria. La vuoi leggere tu, Anna? No, leggi, leggi, Michela. Come spieghi il comportamento diverso dei rumeni nel loro paese? Lì li maltrattano, mentre qui li amano e li curano a volte meglio di come facciamo noi italiani. Hai avuto modo di verificare questa realtà? Ma allora, prima di tutto c'è un dato che è quello per cui, ahimè, le persone più educate sono quelle che tendono a partire. Cioè, c'è un detto, tra l'altro, tra i rumeni che dice veramente,
I migliori se ne sono andati. Chi aveva lo spirito iniziativa, la voglia di lavorare, la voglia di fare, di riscattarsi, di aiutare la propria famiglia, questo non vuol dire che non ci siano ovviamente tante brave persone, ma una fetta importante, soprattutto tanta gente che ha studiato, persone qualificate, hanno lasciato il paese. Quindi non sono per forza rappresentative di tutto il popolo. Ecco, questa è la prima riflessione. E poi l'altra cosa che dico è che ci sono tanti rumeni in Romania, soprattutto donne, che adorano fo e amano follemente gli animali. Sono ancora una minoranza, non sono una maggioranza. Soprattutto c'è una grande differenza tra i rumeni delle città e i rumeni delle province e delle campagne. Sono due mondi che si stanno divaricando sempre di più. Quindi non è che siano rimasti, che là ci siano solo persone che li maltrattano, assolutamente. Ci sono una miriade di piccole associazioni, di persone che li nutrono, di gente che si riempie le case. Quindi io non farei una distinzione così netta. Però ecco, questa è un po' la spiegazione, insomma. E poi sono tante le donne che vengono in Italia e le donne sono, guarda caso, le più grandi paladine e amanti dei diritti dei cani e dei loro diritti. Quindi ecco, probabilmente la persona che scrive ha avuto, io scommetto, più contatti con donne rumene immigrate qua che con uomini. Possibile, può essere. Tra l'altro, i cani rumeni hanno molta spesso hanno molta paura e diffidenza verso i maschi ed è una diffidenza genetica, perché siccome chi li maltratta spesso sono i maschi, e ricordiamoci che in questi paesi il problema dell'alcolismo è enorme ed è un alcolismo al 90% maschile, i cani hanno una specie di memoria che è nel loro DNA e sono molto cauti ad avvicinarsi, i cani randagi in Romania, agli uomini. Anche questa è un'altra cosa interessante che scopriamo. Io ricordo a te che, insomma, dopo gli anni di esperienza che hai avuto lì, sicuramente ci riesci a dare un'immagine molto reale di quella che è la situazione anche sociale. E io parlo oramai fluentemente rumeno, ovviamente è una seconda patria per me, quindi diciamo che ho la pretesa, insomma, di conoscere bene, ma magari una fetta del paese, perché ovviamente io mi sono trasferita nel sud-est, però sicuramente so un po' di cose, le ho imparate e le racconto nel libro. Sara, una curiosità mia, ma per imparare il rumeno ci hai messo tanto tempo, com'è andata all'inizio? No, Inglese, come comunicavi all'inizio? all'inizio è stata una tragedia perché nessuno parlava inglese, nessuno parlava italiano. Io avevo un piccolo vocabolarietto, guarda, ce l'ho qua. Avevo un vocabolarietto e praticamente guardavo i film in televisione. La cosa bella è che in Romania non vengono doppiati i film, ma ci sono i sottotitoli. Quindi io guardavo i film in italiano e in inglese con il vocabolario di rumeno e ho imparato da sola il rumeno. All'inizio gesticolavo, quindi era una specie di rumeno maccheronico, ma è stato penoso i primi mesi. Diciamo che dopo 3-4 mesi ho iniziato un pochino a masticarlo, essendo una lingua neolatina, è una lingua vicina all'italiano, anche se non è una lingua, diciamo, semplicissima se la si vuole perfezionare, però non è il bulgaro, non è il russo, quindi in realtà dopo 2 o 3 mesi riuscivo a farmi capire abbastanza bene. Bellissimo. Mandiamo adesso la domanda di Samantha, Anna, leggila tu. Samantha chiede: qual è la situazione politica e sociale oggi e come oggi il governo vede il randagismo? Mamma mia, la situazione è una situazione ancora di grande arretratezza, di grande corruzione. Ci sono stati vari cambi al governo. È di questi giorni purtroppo l'emanazione di una legge che peggiora la gestione del randagismo perché dà delle autorità, diciamo, dà la possibilità di catturare i cani e di ucciderli su una zona molto più ampia che va oltre le zone comunali e si continua a dare la possibilità a ditte che catturano e uccidono i cani a centinaia di migliaia di operare travestite da organizzazioni no profit. Quindi purtroppo ci sono ancora
Tantissimi cani che vengono uccisi, c'è ancora molta miseria perché nonostante i fondi europei che hanno migliorato alcune infrastrutture e hanno portato anche tanta imprenditoria europea, il paese fa molta fatica ad andare avanti, la corruzione è enorme, noi stiamo gestendo adesso l'abbandono di una trentina di cavalli che erano di proprietà di un procuratore della Commissione Nazionale Anticorruzione, se potete pensare una cosa del genere, cioè lasciati morire di fame e di freddo in mezzo ai campi, noi adesso li stiamo cercando di gestirli, li stiamo curando, tre sono morti, allora se un procuratore della Commissione Nazionale Anticorruzione fa una cosa del genere e tra l'altro sembra che se la caverà con una multa di poche centinaia di euro, capiamo che la strada è ancora molto lunga per vedere un contesto, una società veramente civile. Per il cambiamento c'è ancora tanto da fare. I tempi sono lunghissimi. Sara, hai già dato un accenno sul fatto che comunque con Save the Dogs vi occupate anche di altri animali. Inizialmente Save the Dogs è nato per i cani, ma poi avete esteso il progetto anche ad altri animali. Ci vuoi raccontare come si è avvicendata questo cambiamento? Come Ma avete preso? ovviamente chi ama i cani non è che gli altri animali non li veda e non veda la loro sofferenza, quindi alla fine è un po' inevitabile. Come vi dicevo all'inizio, i cavalli e gli asini sono ancora animali da lavoro, impiegati massicciamente nelle campagne. La Romania è il paese che tra l'altro esporta il maggior numero di cavalli verso l'Italia per il consumo di carne, e quindi quando ci siamo trovati di fronte a cavalli maltrattati, asini abbandonati, lasciati morire di fame, abbiamo detto dobbiamo fare qualche cosa, non possiamo rimanere così. Quindi io sono andata a cercare all'estero le risorse e anche le competenze, perché non sapevo nulla di cavalli e di asini, Certo. assolutamente nulla. Scusatemi, si è spento il telefono. Mi vedete? Vediamo. Sì, sei Mi appena diventata, può parlare? vedete? Sì. Ora Ci sì, sentiamo? però in effetti ora ti vediamo di nuovo. Ti abbiamo Perfetto, richiamato. si è spento Tranquilla. tutto, scusatemi. No, ma ti E vediamo. Ti vediamo. quindi siamo andati all'estero per cercare dei finanziamenti e per aprire il primo santuario per equini dell'Est Europa. Quindi abbiamo questa proprietà che abbiamo acquistato nel 2008 e che attualmente ospita 61 asini e 12 cavalli più quelli che speriamo di portare via presto da queste stalle, da questa situazione di cui vi parlavo. Più abbiamo delle attività a domicilio che quest'anno con la pandemia sono state congelate, per cui andiamo a curare cavalli ed asini nei villaggi, in questi villaggi poverissimi dove non ci sono le fogne, dove spesso non c'è l'acqua corrente, dove non ci sono le strade asfaltate, dove sono rimasti solo gli anziani, e andiamo a curare questi cavalli e questi asini cercando di migliorare il loro benessere. Quindi comunque questi animali rimangono con voi o ci sono dei progetti di adozione anche per questi animali? Questi animali rimangono con noi anche perché abbiamo 7 ettari di terreno, abbiamo delle stalle molto belle, quindi loro fanno una gran bella vita. In quanto santuario è un posto dove trascorrono il resto della loro vita, avendo tutto il cibo e le cure garantite. Portiamo i bambini delle scuole a vedere questi animali, a visitarli perché è fondamentale far capire ai bambini che vedere un cavallo che ha tutte le costole in evidenza non è normale, mentre i bambini crescono con l'idea che sia normale. Invece vengono da noi e vedono ovviamente dei cavalli anche belli grassocci o degli asini belli tondi, insomma. Quindi, no, e tra l'altro con gli asini abbiamo portato avanti per diversi anni un'attività di terapia per i bambini disabili, creando proprio un bellissimo collegamento con le famiglie che hanno questi bambini e che non sanno dove portarli, che non hanno attività pensate per questi bimbi. Quindi no, non ha nessun senso. Tra l'altro, in Italia vengono macellati non so quanti, ma migliaia di cavalli e peraltro anche di asini. Quindi non avrebbe nessun senso portarli qui se qualcuno li vuole adottare. Anzi, è giusto che cerchi di salvarli qua in Italia. Insomma, noi riusciamo a dare loro comunque un'ottima qualità di vita. Infatti, attraverso l'associazione potete Certo. restituirgli una dignità, restituirgli, no, molto più di una dignità, direi la vita proprio e il benessere. Assolutamente,
Assolutamente, tra l'altro noi abbiamo dei programmi di adozione a distanza, quindi è possibile anche sostenere il nostro santuario e adottare a distanza in maniera simbolica alcuni di questi animali che comunque non costa così tanto mantenere in Romania come in Italia. Infatti, questo è vero. Sono animali che si riescono anche in Italia, si possono mantenere, sembra, ma anche con poco, però insomma per farli stare bene il progetto è proprio quello di dargli una casa lì sul posto. E però io mi vorrei ricollegare a questo, Sara, proprio al discorso delle adozioni di Save the Dogs and Other Animals. Ecco, quanti sono gli animali, parliamo un po' di numeri, no? Che la vostra associazione ha ricollocato in questi anni, a cui ha ridato appunto una dignità, e anche ci interessa capire dove vanno, in quali paesi principalmente vengono accolti e adottati. Allora, abbiamo superato le 8.000 adozioni quest'anno, anche se il 2020 è stato un anno inevitabilmente difficilissimo per gli spostamenti. Ovviamente, quando si parla di Romania, pensare alle adozioni in Romania è complicatissimo, anzi, è quasi impossibile, soprattutto in un contesto di provincia. Magari a Bucarest le adozioni iniziano a muoversi, questo è vero. E allora noi abbiamo guardato per forza di cose oltre confine. Senza pregiudizi, siamo andati a analizzare la situazione di altri paesi europei dove abbiamo incontrato altre associazioni. Io poi ho anni che partecipo a conferenze internazionali, incontro realtà di mezza Europa e abbiamo deciso di sviluppare un programma di adozioni internazionali nella massima trasparenza e nella massima legalità. Cosa vuol dire? Vuol dire che in paesi come la Svezia, come la Germania, anche l'Austria, un pochino la Finlandia, abbiamo dei partner, delle associazioni che selezionano le famiglie per noi. Noi facciamo delle schede fatte comunque da persone preparate e spesso sono istruttori ed educatori cinofili che vengono tra l'altro dall'Italia ad aiutarci in questo lavoro e quindi vengono proposti degli animali assolutamente adottabili, adatti alla vita domestica. I cani che non sono adottabili non li teniamo nel nostro canile, vengono sterilizzati e rilasciati sulla strada, che è la cosa più giusta da fare, anche se rischiano di morire, ma per quel tipo di cane, il cane ferale, semiferale o il cane fobico, non ha nessun senso chiuderlo in un recinto e per quanto il nostro sia un canile bellissimo, è sempre una prigionia, una forma di maltrattamento. Quindi gli animali che noi mandiamo e che abbiamo mandato finora sono più di 8.000. I dati per paese sono sul nostro sito. Io non sono mai stata brava a ricordarmi i numeri. Abbiamo sfiorato i 3.000 animali in Svezia. Per molti anni li abbiamo mandati in Italia. Da 2 anni abbiamo smesso. Mandavamo in Italia solo cani di piccola taglia, per i quali c'era una grande richiesta e c'è una grandissima richiesta che i canili non riescono a soddisfare. Però da 2 anni abbiamo deciso di interrompere questo spostamento perché i cani dal sud Italia al nord Italia che vengono spostati sono tantissimi e quindi non pensiamo che abbia senso, soprattutto avendo noi dei canali in nord Europa consolidati, non ha senso portarli in Italia. Tra l'altro, in altri paesi, e questa è un'altra cosa che in Italia non viene capita, no? In altri paesi non esiste un'adozione a costo zero, cioè siccome le opzioni sono vado in allevamento e spendo dai 2.000 euro in su per un cane di razza, oppure mi rivolgo ad un'associazione no profit per far arrivare un cane da un'altra parte e do per scontato di dover dare un mio contributo, io famiglia adottante, alle spese che l'associazione deve sostenere. Quindi le deve sostenere per trasportare il cane dalla Romania a Stoccolma, ma Save the Dogs le deve sostenere per essere sicuro di avere un cane che parte sterilizzato, vaccinato, sverminato, testato contro 5-6 malattie e con un check-up medico. Quindi tutto questo viene coperto economicamente dal contributo delle famiglie. Un concetto che in Italia fa stracciare le vesti, perché il cane deve essere gratis, perché il cane deve essere un'offerta libera. Noi invece pensiamo che la direzione sia quella dell'assunzione di responsabilità anche delle famiglie e della condivisione dei costi con le associazioni, perché in realtà non sono i 200 euro che ci arrivano dal partner straniero che coprono tutti i costi che abbiamo sostenuto per quel cane, ma se ne copre una fetta e Sì. questo rende sostenibile il programma di adozioni. Vuol dire che i soldi che Anna e Michela donano a Save the Dogs li possiamo mettere per il pronto soccorso,
per pagare gli infermieri e i medici veterinari, per sfamare i cani del canile, ma il cane, per far viaggiare quel cane e mandarlo in una famiglia, è la famiglia che se ne fa carico, che è secondo noi anche la cosa più giusta. È giusto, cioè mi trovo d'accordo, assolutamente. Questa è la nostra visione, ovviamente ci vorrà del tempo prima che in Italia venga assimilata, ma noi pensiamo che nei paesi civili questo già avviene e dobbiamo guardare a quei paesi. Tra l'altro il cane è un costo per tutta la sua vita, è un costo perché si può ammalare, perché deve mangiare, perché a volte bisogna metterlo magari in una pensione o chiamare un educatore perché si ha bisogno di un educatore. E quindi è importante sapere dall'inizio che il cane è un costo. Quindi avere un Assolutamente. cane a costo zero non è nemmeno educativo rispetto al padrone, a nostro avviso. Assolutamente d'accordo, mi trovo d'accordo anche avendo lavorato vari anni in canile quando facevamo le adozioni. Questa cosa che hai detto adesso la condivido proprio perché anche noi cercavamo nel nostro piccolo, ovviamente nel colloquio conoscitivo, di fare molto. Molto, insomma, di mettere molto l'attenzione su questo aspetto, non per spaventare le persone, ma per responsabilizzare, che okay? Questa Consapevolezza, esatto. consapevolezza, esatto. Io vi Sono preoccupo, visto che abbiamo parlato, scusami. vai, vai. No, dicevo, sarebbe un bellissimo cambio di mentalità se si riuscisse anche qui, anche dalla realtà canile, a responsabilizzare, a fare tutto in maniera consapevole, perché comunque anche se lo prendi a costo zero, gratuito, tra virgolette, poi dopo comunque i costi arrivano. Quindi non ha senso indorare la pillola, come si suol dire, di dire sì, lo prendi gratis, buon cane, non è Ma così, non funziona così. non solo Michela, io credo che la professionalità delle associazioni vada riconosciuta e vada pagata. Il fatto che le associazioni sono no profit non vuol dire che vivono d'aria, non vuol Però dire che non hanno bisogno di soldi. Se io associazione ho al mio interno un educatore o un istruttore cinofilo capace, il quale mi aiuta a individuare, aiuta la famiglia ad individuare il cane giusto. Se io ho dei veterinari che hanno investito in quel cane, sterilizzandolo e dandoti un cane sano o dicendoti se ha qualche patologia, perché questi servizi alla famiglia adottiva non devono essere in qualche modo pagati, non devono essere strapagati, ma Giusto. qualcosa va riconosciuto. Cioè, dobbiamo togliere da quest'idea che le associazioni devono fare tutto gratis, il volontariato è tutto gratis e abbiamo quasi un pudore, ci scandalizziamo di fronte al fatto che abbiamo bisogno di soldi per fare le cose bene. Abbiamo bisogno di professionisti per fare le cose bene e i professionisti hanno le bollette da pagare, esattamente come chiunque altro, voglio dire, no? Quindi è davvero un cambio di mentalità che noi cerchiamo di portare avanti e sono convinta che arriverà questo cambio. Ci vuole un po' di tempo, insomma. Però ne Speriamo. stiamo parlando intanto, quindi. Guarda, mentre parlavi mi scorrevano davanti le immagini di dove, ad esempio, anche io ho girato tanti canili, non ci ho lavorato, però attualmente sono volontaria. Mi immagino, vedo tutti i sacchi di crocchette, vedo la veterinaria stanca che è lì dalla mattina alla sera, tutti gli altri che sono lì, che collaborano, Anna e Davide che hanno fatto un super lavoro nel loro canile, tutti quelli che si spendono per i canili e tutte le spese, le cose che ci sono da fare, le cure. Tutto quanto è giusto che invece, appunto, come facciamo noi stasera, se ne parli di questo, perché non deve essere tutto dato così per scontato, Per non è giusto. scontato. Poi le associazioni hanno l'obbligo di dire quanti soldi raccolgono e cosa ne fanno. E questo è un altro capitolo, ed è il grande capitolo della trasparenza. Quindi da un lato io rivendico l'importanza di chiedere, no, e di spiegare perché viene chiesto un contributo per l'adozione o perché viene chiesta una donazione, però poi c'è un obbligo morale delle associazioni a dire quanti soldi sono arrivati per quella campagna, per quel progetto e come sono stati spesi. Quindi noi da sempre, da quando siamo nati, abbiamo pubblicato tutte le nostre spese in maniera molto dettagliata e molto precisa e questa è un'altra cosa su cui le associazioni italiane devono migliorare. Infatti, sono due aspetti interessanti che stai dicendo, cioè da fungere un po' voi da, non dico, ma da esempio, ma nel senso positivo, no? Quindi Certo. è un bel modello, è un modello molto, molto importante.
Sara, se vuoi, se Michela anche tu sei d'accordo, Sara, ci potresti leggere uno stralcio, un piccolo passaggio, piccolo, un passaggio del tuo libro molto bello che ci parla di un'adozione perché vogliamo anche parlare di cose felici, no? Questa sera. Molto molto volentieri, perché il libro è un reportage della mia vita in Romania e di questa grande avventura, però è un reportage intervallato da alcuni racconti, brevi racconti di animali che abbiamo salvato. E questo è uno di quelli. Il titolo è Minnie, la piccola guerriera cieca. Durante il viaggio di 4 ore attraversiamo una miriade di piccoli villaggi desolati dove è inevitabile incontrare tanti randagi. Vorrei avere un paraocchi e non guardare dal finestrino, ma non ci riesco. Improvvisamente, rallentando prima di un passaggio a livello non sorvegliato in mezzo alla campagna, mi accorgo che sulle rotaie c'è un batuffolo bianco immobile. È un cucciolo abbandonato. Fermati, Emil! Scendo dall'auto e sento il pianto disperato della cucciola, tanto piccola quanto determinata a farsi sentire da qualcuno. Ha le orecchie scure e il resto del corpo completamente bianco. Quando la prendo in braccio mi accorgo subito che i suoi occhi sono velati. È cieca. Ecco perché l'hanno abbandonata, proprio sulle rotaie. Prima o poi un treno avrebbe spento i suoi lamenti. Tra le mie braccia la cucciola smette subito di piangere e inizia a leccarmi la faccia. Quanta tenerezza mi fa questa piccola guerriera! Risalgo in auto tenendola in braccio. Non possiamo lasciarla qui, anche se il rifugio scoppia di cani. E non sarà facile trovarle una famiglia, ma voglio comunque provarci. Al rifugio, Minnie, diminutivo di Minerva, dea della guerra, mostra tutto il suo carattere da combattente. Forse proprio per la disabilità non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. La riempiamo di premure e quando compie 4 mesi la proponiamo a un rifugio di Bologna, gestito dalla signora Franca Fontana. Poco dopo, Minnie partirà alla volta dell'Emilia-Romagna, accolta e protetta per sempre da una famiglia speciale. Quindi Minnie è arrivata in Italia. Nonostante la cecità, è stata adottata da una famiglia fantastica e la signora Fontana, quando ha letto, la signora Franca Fontana, che nel frattempo si è anche andata in pensione, ha comprato il libro, non sapeva di essere citata ed era in lacrime quando ha letto questo racconto perché si ricordava benissimo di Minnie ed era molto commossa nel leggere questa storia. Sara non è la sola perché mentre leggevi Noemi ci ha scritto questo commento. Ovviamente dopo che si legge una storia così, ma tutto il Sì, libro veramente, vi invitiamo a leggerlo. anche, esatto, è anche a parte a volte a tratti molto triste, drammatico, ma anche toccante, anche negli aspetti più della vittoria che però ha rappresentato, insomma, tutto il tuo percorso, cioè quindi comunque commovente anche in senso positivo, ti emoziona tanto. Ecco, questo è Sara, io veramente. ti volevo chiedere, nel libro tu racconti ovviamente anche dello sconforto che hai vissuto anche con questo racconto che hai appena raccontato, qui sei riuscita a intervenire, però ci sono tante altre volte in cui non sei potuta intervenire, quindi questo grande sconforto ti ha mai portato qualche volta a pensare di mollare tutto? Tante volte, soprattutto quando si è immersi ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, continuamente in una realtà dove le emergenze sono continue e i casi sono troppi, e il senso di impotenza ti assale. Quindi sì, ci sono stati dei momenti, alcuni li racconto tra l'altro nel libro, in cui volevo mollare tutto. Però poi sapere che le vite di questi cani dipendevano unicamente da me e che non ci sarebbe stato nessun altro a portare avanti quel rifugio, quel piano di sterilizzazione, quel progetto, mi ha spinto ad andare avanti. Però ci sono stati dei momenti difficilissimi, i primi anni, poi ero anche molto sola. Adesso ho un team sia in Romania che in Italia, ho un team che lavora con me e quindi non è più una corsa solitaria, ma è una corsa fatta con tante altre persone che credono in Save the Dogs. Però i primi anni sono stati anni
molto duri di grande isolamento e di, in alcuni momenti di grande scoraggiamento. Bisogna anche dirlo, io non credo nei racconti eroici, non credo nei supereroi e diffido anche di quelle persone che si raccontano così sui social media. Siamo tutti umani, abbiamo tutte le nostre fragilità. Io dedico un intero capitolo al mio esaurimento nervoso. Burnout suona meglio, ma è un esaurimento nervoso, è una depressione terribile che mi ha aggredito dopo che 500 cani che avevo sterilizzato e che vivevano tranquilli per le strade della cittadina vengono catturati da una nuova sindaca che arriva e decide di ucciderli. Questa cosa mi getta nella disperazione. E io sto malissimo, non riesco più ad andare in Romania, finisco in ospedale più volte, devo addirittura prendere una cura fare una cura antidepressiva perché non riesco a dormire di notte, ho mal di schiena. Ecco, tutte queste cose le racconto nel libro perché non ci dobbiamo mai dimenticare che le persone come me, che pure fanno delle cose magari fuori dal comune, sono persone umane. E quindi non bisogna né mitizzare nessuno. Né pensare che abbiamo dei superpoteri, e tra l'altro, se io dopo non avessi avuto quella depressione, non mi sarei anche molto ridimensionata e non avrei anche, come dire, capito che una cosa fondamentale, che poi io scrivo nel mio libro, che per quanto uno dedichi tutto se stesso, tutta la sua vita a qualcosa in cui crede, magari sacrifica tutto, ci sono delle cose che comunque non dipendono da noi. E bisogna avere la capacità di capire che noi facciamo del nostro meglio, ma alcune cose accadranno lo stesso, perché ci sono anche delle forze avverse, ci sono delle forze di male, e quindi è sbagliato farsene carico. Io in quel momento mi sentivo in colpa perché 500 cani non ero stata in grado di proteggerli, ma non era colpa mia, la sindaca aveva più potere di me, non potevo sapere che sarebbe cambiato il sindaco. Quindi ecco. È davvero il mio un viaggio anche di crescita personale e di comprensione dei miei limiti, ed è una cosa fondamentale secondo me per chi è impegnato nel nostro mondo. Abbiamo un commento di Enrica Meldolesi che dice: ti ho sentita a Milano nel seminario So di Cane. Tra l'altro, io e Anna siamo molto legate a So di Cane con Luca Spennacchio, che ha presentato qui con noi a giugno il suo libro, e ci hai raccontato dei tuoi momenti di grande prostrazione. Ti ringrazio, Enrica, è Grazie, Enrica. Sì. importantissima la condivisione che fai, Sara, veramente fondamentale. Ma si parla troppo poco di queste cose. Il merito di So di Cane è quello che ha invitato Luca, quello psicologo di cui mi sfugge il nome, e il cui brano, tra l'altro, era chiuso nel libro insieme anche alla mia presentazione. Ecco, io credo che la gestione emotiva e psicologica del dolore che gli attivisti con cui devono convivere nella loro vita sia un grande tema che è poco affrontato e di cui dovremmo avere più coraggio di parlare, secondo me. Hai ragione. Probabilmente, non so se ti riferisci a Gabriele Ferlisi, forse lui, lo conosciamo. Esatto, che ha fatto una presentazione che io ho trovato straordinaria, e il suo impegno nel canile della Puglia, dove lui ha fatto un lavoro anche di gruppo con i volontari, secondo me eccezionale. Mi viene da dire che ogni canile d'Italia dovrebbe avere uno o più istruttori cinofili, ma ogni canile d'Italia dovrebbe avere uno o più psicologi per le persone che ci lavorano dentro, soprattutto se sono volontari, perché troppo spesso le motivazioni alla base del nostro impegno non risiedono negli animali, ma risiedono in cose irrisolte nostre. E allora bisogna fare un lavoro su se stessi per capire che cos'è che ci spinge, qual è il motore. Ecco, io queste cose ovviamente negli anni le ho analizzate. E secondo me è un obbligo per chi si impegna, insomma, conoscersi al meglio e capire quali sono le intenzioni di fondo del proprio impegno. Sì, Sara, è una grandissima realtà, Michela, ci siamo capite noi tre in questa cosa, secondo me. Abbiamo avuto anche modo di conoscerlo, Gabriele Ferlisi, perché abbiamo potuto avere la gioia di lavorare con lui, è una persona davvero eccezionale.
di grandissima competenza, grandissima profondità e anche grandissima ironia. È veramente Sì, no, una persona assolutamente, concordo. eccezionale. Nel frattempo, mentre tu raccontavi, Anna, se sei d'accordo, è arrivato un commento di Noemi. Sì. Se vi fa piacere lo mandiamo, lo leggiamo velocemente perché copre un po' l'immagine di Sara. Allora, Noemi dice: sono nata lì in Transilvania e ho vissuto in mezzo ai cani randagi. Ho avuto la fortuna di due genitori che mi hanno permesso di stare con i cani e di dare loro rifugio nelle aziende che i miei gestivano. Ma ci vuole coraggio stare lì e lottare per loro. La signora Turetta ha tutta la mia ammirazione e rispetto. La corruzione e la poca conoscenza profonda degli animali sono terribili in Romania. C'è forse speranza nelle nuove generazioni? E poi qui mi aggancio io con una domanda mia, Sara. Allora, c'è speranza, non so se nelle nuove generazioni, questo non lo so. Devo dire la verità, mi sembra che più che altro i trentenni rumeni, la fascia dei 30 anni, sia quella in questo momento più impegnata. Sulle generazioni più giovani ho delle grandi perplessità perché purtroppo vedo dei modelli di vita e di comportamento e che non portano niente di buono e che non avvicinano sicuramente all'impegno sociale, all'impegno civile. Sicuramente c'è speranza, c'è anche molta speranza in coloro che sono partiti e che io spero sempre tornino per costruire un paese migliore e penso che in futuro qualcuno tornerà portando un contributo. Comunque noi dobbiamo guardare alle nuove generazioni e parlare alle nuove generazioni, perché se da un lato hanno i social che gli propongono certi modelli di vita, noi associazioni dobbiamo cercare di parlare invece ai ragazzi e di portarli dalla nostra parte, di aprire il nostro mondo a loro. E quindi questo è un impegno che noi nella nostra zona ci siamo presi. Sara, a questo proposito, prima hai dato un accenno di una cosa, di una realtà, insomma, molto bella che state costruendo. E con Anna siamo particolarmente sensibili perché abbiamo già avuto modo sia con Elena Garoni che con Luca Scanavacca e Simona Caola la settimana scorsa di parlare anche di progetti di interventi assistiti con gli animali, di pet therapy. E tu prima hai detto due cose importantissime. Hai detto che state iniziando a far entrare in contatto anche i bambini rumeni con ciò che fate, con gli animali, con insomma il luogo di cui hai parlato prima anche per gli asini, per i cavalli. Ti volevo chiedere che riscontro avete potuto analizzare da parte dei bambini, delle famiglie dei bambini? Che riscontro avete notato? Allora, rispetto alle famiglie dei bambini disabili che per 3 anni, perché poi ci siamo fermati con la pandemia, ma speriamo di poter ricominciare, che sono venuti a fare attività di terapia assistita con gli asini, un riscontro eccezionale, perché ovviamente dare l'opportunità a questi bambini di interagire con gli animali, di superare delle paure, di passare del tempo all'aria aperta, le mamme di parlarsi tra di loro e di incontrarsi lì a Impronte di Gioia, che è il nostro centro. Questo dà, secondo me, fa capire alle persone del posto che noi non siamo lì solo per gli animali, siamo lì per costruire una società più empatica, più solidale, più generosa, attenta agli ultimi. E cosa c'è di più bello di prendere dei bambini disabili che magari non riescono a spostarsi, a camminare o che sono autistici, portarli lì a passare delle ore all'aria aperta interagendo con degli asini? È una cosa meravigliosa, tra l'altro con dei risultati importanti rispetto proprio alla capacità calmante degli animali sui bambini, di dare loro equilibrio emotivo, quindi veramente la pazienza degli asini che è straordinaria. E poi ci sono le visite invece delle scolaresche e sono centinaia i bambini che ogni anno portiamo in visita tutta la struttura. La struttura comprende asini, cavalli, gatti, cani e la clinica. Ed è davvero un posto dove perdersi, un'isola felice. Di solito i canili in Romania sorgono di fianco alle discariche, sono posti che respingono. Anche da noi fino a un po' di tempo fa i canili erano ai margini delle città, vicino alle discariche o ai centri dove c'è la raccolta differenziata. Ecco, se voi, e io vi invito tutti quelli che sono in ascolto e anche voi ragazzi a venirci a trovare in Romania,
Si entra da noi e invece ci sono fiori, ci sono siepi, ci sono panchine, ci sono animali felici, sereni, è tutto pulito, immacolato, è un piacere stare lì. Ecco, portare centinaia di bambini a vedere degli animali curati in un ambiente bello e in mezzo alla natura, nel rispetto di tutte queste componenti, cosa c'è di più educativo? Nulla, insomma. Quindi ecco, io ci credo moltissimo in questo, ovviamente. Mi piacerebbe che molte più famiglie con bambini venissero lì, perché in realtà i bambini delle scuole siamo noi a chiamare le scuole, venite, portateli, a volte paghiamo i bus per farli venire. Le famiglie del posto, vi dico la verità, vengono ancora molto poco. Preferiscono Sì. andare alla sala giochi, preferiscono stare davanti a casa, a bighellonare. Quindi ecco. Sono quasi più gli stranieri che vanno in vacanza sul Mar Nero e fanno una tappa e vengono a trovarci, o le famiglie magari da Bucarest che vengono in visita, insomma, quindi c'è molto da lavorare su questo. Sì. Sara, vuoi fare? C'è una domanda, Miki, forse. Domanda, se volete possiamo andare un attimo con la domanda di Rachele. Rachele chiede quale tipo di percorso formativo pensi sia il più adatto per chi vuole seguire la tua strada? Ah, mamma, che domanda difficile questa. Allora, io in realtà, Rachele, adesso il mio ruolo è quello, è un ruolo manageriale, cioè io dirigo l'associazione come se fosse una media impresa, anche se è un'impresa sociale. Quindi io mi sono laureata in comunicazione e ho sempre avuto grande passione per la scrittura e per, in generale per la comunicazione sociale. Però poi ho dovuto imparare che cos'è un controllo di gestione, che cosa vuol dire fare un bilancio, che cosa vuol dire costruire delle relazioni col mondo della stampa. Quindi ci sono tante figure di cui il nostro mondo ha bisogno. C'è bisogno di manager. C'è bisogno di esperti di comunicazione online, c'è bisogno di fundraisers, cioè di esperti di raccolta fondi che in questo momento in Italia lavorano tutti per l'umanitario e pochissimi lavorano nel mondo degli animali. Qualcuno lavora per noi, ma avremmo bisogno di rafforzare questo dipartimento di Save the Dogs e sono poche le associazioni animaliste che, quindi ad esempio un percorso nella raccolta fondi a Forlì c'è la scuola. Di fundraising, è il master di fundraising del professor Melandri. Non c'è un fundraiser disoccupato in Italia perché il mondo del no profit ha enorme bisogno di queste figure professionali. Poi, però, se andiamo a vedere su altri fronti, c'è bisogno sicuramente, anche se questo è un campo più sviluppato, di educatori cinofili, istruttori cinofili, perché io sono convinta che saranno sempre più richiesti in futuro. Ed c'è un boom di questa figura. Voi due ragazze me lo potete confermare. E sono convinta che sempre più famiglie chiederanno aiuto a figure di questo tipo, ma sempre più associazioni. Noi, ad esempio, abbiamo degli istruttori che mandiamo in Romania, perché in Romania non esistono. Esiste l'addestratore che dà un sacco di botte sulla testa al cane, vecchio stile, e quindi noi stiamo mandando dall'Italia delle figure in Romania. E poi c'è bisogno di project managers, di persone che sappiano, ad esempio, che sappiano gestire progetti sulla gestione del randagismo, che sappiano gestire un progetto di adozione internazionale, quindi con delle capacità gestionali e quelle si possono imparare a prescindere dal corso di studi sul campo. Quindi ecco, bisogna trovare magari delle associazioni che ti danno l'opportunità di fare questi percorsi. Sì, la tua risposta, Sara, è a tutto tondo, quindi è veramente, fa capire cosa c'è dietro questa macchina. C'è una macchina enorme Ma dietro quella del partita, mercato. Cioè. è una macchina partita dal nulla, nel Sì, senso che esatto. io nel 2005 ero da sola, ho assunto la prima persona, poi ne ho assunto un'altra, adesso siamo in otto a Milano, siamo Sì. in otto a Milano e in realtà da ieri abbiamo una nuova collaboratrice a Catania che è Giuliana, non so se ci sta seguendo e sono contentissima, che è un'educatrice cinofila, guarda caso, che ci darà una mano a sviluppare invece i progetti in Sud Italia. Quindi si sta ampliando il team di Save the Dogs e io spero si ampli sempre di più, perché se si vogliono portare avanti dei progetti in maniera continua, costante e professionale, il volontariato non basta. Il volontariato può dare una mano, ma c'è bisogno di un team di professionisti. Certo.
Sara, tornando proprio al discorso anche che si scopre nel tuo libro leggendo, ecco, riguardo proprio a certi aspetti del paese della Romania che vengono fuori in modo molto forte nel libro, ecco, si capisce che sia un paese molto segnato anche oltre che dalla povertà e dal disagio, ma dalla violenza. La violenza è questo aspetto particolare che non tocca purtroppo solo gli animali, ma anche i bambini, i ragazzi di strada. Ci sono dei passaggi del libro dove, anche se brevi, dove questa cosa viene fuori è molto molto forte. E quindi ci sono state delle associazioni che ti hanno un po', come dire, fatto un po' pesare, se posso usare questo termine, il fatto che le vostre energie venissero incanalate sugli animali piuttosto che magari su altre categorie di fasce deboli come i bambini. E cosa ne pensi? In parte hai già risposto, in realtà, secondo me, con quello che ci hai appena raccontato dei progetti e delle cose concrete che state facendo in realtà per i bambini anche, però cosa pensi di chi vede questa cosa? No, perché è tutto sugli animali invece che per i bambini? Questa frase un po' scontata, no? Ma io sono molto orgogliosa del fatto che nel 2012 l'allora presidente Napolitano, su richiesta dell'ambasciatore italiano in Romania, mi abbia nominato Cavaliere della Repubblica e Cavaliere della Stella d'Italia, che è un'onorificenza civica che viene data a chi si è distinto, agli italiani che all'estero si sono distinti per l'impegno sociale. La motivazione di questo premio era il mio impegno con gli animali. E io trovo che questo premio dica tantissimo, perché dare un riconoscimento di questo tipo a qualcuno che si impegna con gli animali vuol dire che le istituzioni vedono l'impatto positivo che questo impegno ha sulla società tutta. Infatti. Ma non solo direttamente offrendo servizi veterinari gratuiti alle fasce disagiate. Voi pensate agli anziani in Romania, che hanno 80-90 euro di pensione, che fanno la fame e non possono curare il loro cane, che vengono da Save the Dogs e hanno il cane curato. Pensate a questi bambini, pensate all'impatto di avere quasi 50 persone assunte in Romania, che invece di emigrare, lasciare i figli a casa, lavorano per Save the Dogs dignitosamente. Allora, queste sono cose, sono impatti diretti sulle persone che ha il nostro lavoro. Poi c'è un impatto indiretto che è invece quello di tipo culturale, che è quello di tipo etico. Insegnare l'empatia, insegnare a vedere la sofferenza dell'animale. Ecco, quella signora che passava accanto a Severina, la cagnolina paralizzata appena abbiamo passato il confine, quella signora non sapeva che cos'era l'empatia. Non vuol dire che se avesse visto una persona stesa a terra sarebbe andata dritta, ma non è escluso. Non è escluso. Io ho visto spesso scene in Romania di persone, magari alcolizzate o magari si erano sentite male, buttate a terra e nessuno si fermava. Allora, io credo che insegnare l'empatia, il mettersi nei panni degli altri, il vedere la sofferenza ed educare le nuove generazioni alla sofferenza, a vedere la sofferenza degli animali, vuol dire educarli ad essere delle persone migliori e degli adulti migliori. E non esistono società che rispettano i diritti umani e non rispettano i diritti degli animali. Le società più avanzate, più progredite, con le legislazioni migliori, sono quelle dove i diritti umani e i diritti animali vanno a braccetto, e questo vorrà dire qualcosa. Se andiamo a vedere gli indicatori, ad esempio, di paesi come la Romania sulla violenza sulle donne, la violenza domestica, un problema enorme, l'abbandono infantile negli ospedali neonatale, record della Romania in Europa, il numero di bambini negli istituti, record della Romania in Europa, randagismo, record della Romania. È un caso? Non è un caso. Tutte queste cose sono legate. Quindi Save the Dogs e tante associazioni che si occupano di animali in Romania stanno lavorando per una società migliore, per un paese migliore. Tutto. Tutto Quindi collegato. bisogna uscire da dei preconcetti, da dei pregiudizi. Purtroppo mi è spiaciuto molto quando dei religiosi si sono scandalizzati per il mio impegno. Devo dire però, ho anche trovato, ad esempio, parlo di Parada nel libro, che è l'associazione del mio amico Franco Aloisio dei ragazzi di strada a Bucarest, ma ci sono altre realtà, alcune laiche, alcune religiose, con cui Save the Dogs ha instaurato un bellissimo rapporto. Quindi poi credo che con un po' di ragionamento così poi arrivano queste cose Certo. arrivano. Sara,
Come si può riassumere? Voi fate un lavoro veramente immane. Come si potrebbe riassumere il lavoro che fate con Save the Dogs and Other Animals? E diciamo, quali sono i passaggi che poi portano al risultato finale, anche che con l'esito delle adozioni? Riesci a. Allora, sicuramente l'approccio è un approccio integrato, vuol dire che Save the Dogs, contrariamente alla maggior parte delle associazioni che decidono di fare una cosa tendenzialmente, cioè gestiamo un canile e diamo in adozione cani. Siccome noi vogliamo contrastare il randagismo, là dove il randagismo è completamente sfuggito di mano e dove crea problemi agli animali e alle persone, abbiamo capito, ma questo lo abbiamo capito dall'inizio, che non basta prendere i cani e darli in adozione, ma bisogna sterilizzare e non sterilizzare solo i cani randagi, bisogna sterilizzare i cani di proprietà, che sono la vera fonte del randagismo, che alimenta continuamente il randagismo. Quindi bisogna lavorare sul fronte sterilizzazione e rendere la sterilizzazione una buona pratica. I paesi europei dove i canili sono pochi e semivuoti sono i paesi dove i proprietari di animali hanno capito che la sterilizzazione è inevitabile dal momento in cui abbiamo deciso di avere nelle nostre case milioni di cani e quindi è impossibile lasciare che si riproducano. Quindi promuovere la sterilizzazione e la rendiamo gratuita in paesi come la Romania, ma anche nei progetti in Sud Italia, la rendiamo gratuita. L'iscrizione all'anagrafe. Quindi è fondamentale l'assunzione di responsabilità da parte dei proprietari, che in alcune zone d'Italia è totalmente disattesa, quindi la detenzione è responsabile. L'attività educativa nelle scuole, quindi vedete tutte queste attività, il confronto con le istituzioni e il coinvolgimento delle istituzioni. Mi viene in mente il progetto Zero Cani in Canile di Francesca Toto, che forse avete invitato. L'approccio integrato, quindi l'affrontare un problema da più lati. E non solo da un lato, perché essendo un problema complesso ha bisogno di un approccio complesso e anche diverso a seconda del contesto territoriale, questa è una cosa che accomuna Save the Dogs al progetto di Francesca Toto. Ora, non sto dicendo che abbiamo risolto il problema nei territori dove stiamo lavorando, perché sono processi lunghissimi e soprattutto se il coinvolgimento delle scuole, delle istituzioni, delle autorità non è forte, se non c'è un supporto da parte di questi altri soggetti, l'associazione rimane sola e il suo impatto è più limitato. Quindi sono percorsi molto lunghi, ma bisogna lavorare in questo modo, bisogna lavorare su più fronti, coinvolgendo tutte le parti in causa. Certo, Percorso culturale proprio. 360 gradi. Io stavo pensando se c'erano, volevo diciamo, passare a un'osservazione diciamo, finale sul libro di Sara, ma soprattutto quello che nel libro Sara esprime, perché questo libro, almeno noi l'abbiamo letto come un romanzo, scorre proprio come se fosse un romanzo, te lo consumi. Diciamo che fin dalle prime pagine, leggendolo, ti senti molto vicina a questa donna che intimamente vicina a una persona che lotta così, con tanta forza, per un progetto veramente grande e ci vuole tanto coraggio. E questo proprio nel libro emerge in maniera proprio prepotente, ecco. E quindi io direi che questo libro, almeno come l'abbiamo letto, vissuto, è proprio un inno alla vita, Sara, cioè, riesce a esprimere proprio come non bisogna mollare, non bisogna mollare, cioè, nonostante tutte le difficoltà che hai incontrato, ma che incontrerai ancora, sicuramente, sei ancora lì, state crescendo, è un progetto fantastico, quindi è veramente un libro emozionante, quasi, quasi. Ne parlavamo, ne sentivo che l'avevi detto anche in un'altra intervista, che se ne potrebbe fare quasi un film, per quanto è. Perché sembra incredibile, no? Che si possa arrivare da un piccolo pensiero che ti è entrato nella testa quando hai letto di quella strage, cosa ti ha portato a fare? Cioè, è incredibile, Anche veramente. perché mi chiedevate dei numeri, oltre alle 8.000 adozioni abbiamo superato le 38.000 sterilizzazioni gratuite di cani e gatti, perché ovviamente sterilizziamo anche i gatti in Romania.
e sono più di 150 gli asini che abbiamo salvato in questi anni, centinaia e centinaia quelli curati a domicilio. Adesso in Italia stiamo per toccare ci stiamo avvicinando alle 500 sterilizzazioni nel Napoletano, sul litorale Domizio, in una zona molto complicata tra Castel Volturno e Pozzuoli. Inizieremo un progetto in un'altra regione del sud Italia che non posso ancora anticipare in primavera. Quindi in realtà questa cosa va avanti, prosegue ed evolve continuamente. Quindi, quando pensiamo che i singoli non abbiano il potere di influenzare come l'andamento del mondo, in realtà non è vero, perché Save the Dogs nasce dalla volontà di un singolo, poi diventa un'opera corale, però Certo. ovviamente con qualcuno che fa da traino, con qualcuno che convince gli altri, li coinvolge. Quindi in realtà il libro dice che se avete una battaglia fin di bene, la vostra battaglia, se la portate avanti con perseveranza e senza farvi abbattere da tutti gli ostacoli, la vostra battaglia fin di bene porterà comunque dei risultati fuori dall'ordinario. Quindi è davvero un grande incoraggiamento il libro. Assolutamente. Io vorrei leggere proprio una frasetta, ma molto importante, però, che riassume proprio di Susanna Tamaro, che parlando del tuo libro Sara sul Corriere della Sera, dice, scrive, anzi, questa autobiografia in forma canina è una testimonianza di quella straordinaria forma di vita che si chiama vocazione. Quindi la vocazione è proprio la parola di cui si parla, come Esatto. dici tu, non sono un eroe, sono umana con le mie fragilità, però quando c'è una vocazione, ovviamente con anche una preparazione, perché tu, insomma, abbiamo spiegato da dove vieni, cioè tu sei una persona che, insomma, hai delle preparazioni che altre persone non hanno, magari non direttamente sui cani, questa ti è venuta nel tempo, però parti con una base, insomma, di preparazione culturale e anche nella comunicazione, come dicevi, che secondo me ti avrà sicuramente aiutato, però quello che tu hai è qualcosa che hai dentro, che ti ha permesso di fare tutto questo. Quindi, bellissimo questo. Noi Grazie. vorremmo renderti omaggio, anzi, rendere omaggio a te, ma in primis a tutta la tua associazione, anche con un video, Michela, che Sara Quello ci ha. che ci ha colpito tanto, Sara, anche, al di là, insomma, il coraggio, la vocazione, la grande capacità che hai avuto di andare avanti come un treno, le tue doti organizzative, è proprio a 360 gradi il tuo intervento, è una cosa incredibile. Ci ha colpito veramente tanto. Vorremmo mandare, se sei d'accordo, un video che si chiama This Is Us, che è proprio per rendere omaggio a quello che a te e alla vostra associazione, a quello che fate. Questi siamo noi. Questi Vai. siamo noi, 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 noi. voi, è vero, giusto. Nel 2002 ho deciso di trasferirmi qua, ho lasciato il mio lavoro perché sentivo di poter fare la differenza. Non avevo ben chiaro che cosa avrei fatto. Mi occupavo di pubblicità, sapevo ben poco di randagismo. Ero una delle tante volontarie che nel milanese faceva passeggiare i cani in canile. È un progetto nato veramente da zero. Il comune nel 2002 mi diede un vecchio edificio e mi disse: se vuoi fare qualcosa, sistemalo. Quindi, senza conoscere la lingua, abbiamo creato una piccola clinica veterinaria dove iniziare a sterilizzare il maggior numero possibile di animali. C'era bisogno di un luogo, prima di tutto, che potesse accogliere non solo cani e gatti abbandonati o maltrattati, ma anche animali da lavoro come gli asini e i cavalli. E poi c'era bisogno, ovviamente, di una clinica veterinaria. Una clinica che potesse rispondere a tutte le emergenze del territorio, che sono veramente tante. Però volevo anche un luogo dove gli animali sono felici, ma le persone che vengono qui trovano un posto sereno, a contatto con la natura. Oggi, dopo 16 anni, abbiamo il più bel centro per animali abbandonati della Romania. Abbiamo uno staff di oltre 50 persone, non solo rumeni ma anche stranieri, che portano le loro competenze, soprattutto medici in particolare, ma anche educatori cinofili. Poi ci sono anche tanti volontari, svedesi, finlandesi, svizzeri, tutti i partner che negli anni abbiamo coinvolto e che visitano regolarmente questi spazi, che non solo accolgono gli animali, ma poi accolgono anche i bambini che vengono a fare attività di terapia.
Presso la nostra clinica transitano all'incirca 2000 animali all'anno. Vengono operati, vengono curati da traumi, da fobie, da paure che magari sulla strada hanno sviluppato, ma poi bisogna trovare loro una famiglia e quindi lì interviene il Dipartimento Adozioni per prepararli per una vita in famiglia. Siamo tutti innamorati dei cani e degli animali e abbiamo cercato appunto di portare qui il meglio delle esperienze che altre organizzazioni avevano già fatto. Il mondo affronta un grave problema di sovrappopolamento canino. Ci sono troppi cani. Diversi milioni ogni anno vengono eliminati. È vero, i canini italiani non vengono uccisi gli animali, ma hanno una vita terribile dietro le sbarre, una vita di sofferenza. Ed è per questo che Save the Dogs si impegna fortemente a ricollocare gli animali che salva. Sono Sara e vi dico Save the Dogs. Eccola, volevamo chiederti proprio di fare la sorpresa. Te la volevamo chiedere, ma lei si è presentata da sola. Questa è Amélie. Amélie è il regalo che mi sono fatta esattamente un anno e quattro mesi fa. E ho deciso che dopo migliaia di cani salvati, ma io privandomi della presenza meravigliosa di un cane, mi meritavo anch'io un quadrupede che mi rendesse le giornate migliori e che mi tenesse costantemente in contatto con le ragioni profonde di quello che faccio. Esatto. E quindi Amélie, insomma, ha questo ruolo splendido di essere, insomma, la mia terapia della gioia, mia e delle mie colleghe a Milano, perché la amiamo tutti. Ce ne vuole di gioia per affrontare tutte le difficoltà. Ci vuole tanto, sì. Ci vuole non so come dire, una positività non indifferente. Bisogna volersi bene, perché se non ci vogliamo bene noi attivisti e pensiamo solo agli animali, finisce che ci distruggiamo, e invece bisogna farlo per se stessi e anche per loro. Quindi, Si deve conservare tanto l'energia, perché sennò ci si prosciuga proprio. In equilibrio. Abbiamo una domanda di Noemi prima di andare avanti, insomma, con la parte finale della serata, se volete la mandiamo. Noemi chiede: ma lo Stato rumeno ha mai riconosciuto l'importanza di questo progetto? No, ma non ha mai riconosciuto l'importanza delle associazioni tutte per la difesa degli animali. Purtroppo no, purtroppo ci sono molti interessi economici, ci sono in Italia, per il mantenimento dei cani nei canili e nei grandi canili lager di alcune regioni del sud, ci sono degli interessi economici a catturare e uccidere i cani in Romania e a dare degli appalti a ditte che spesso sono ditte di prestanome, che nascondono politici. Quindi purtroppo il randagismo in Romania è stato visto finora molto come un business. Sono pochi i sindaci di poche città che si sono distinti per una gestione illuminata, ci sono, ma sono pochi. A livello governativo non troviamo finora nessuno spiraglio che mostri un'apertura, un interesse. Quindi no, su questo fronte non ci sono purtroppo buone notizie. Non ancora, arriveranno, sono convinta che arriveranno, ma non è ancora il momento, non è ancora il momento. Sarà. E penso anche che, perdonami Michela, i politici iniziano ad occuparsi di alcuni temi quando questi temi diventano, si capisce che stanno a cuore dei cittadini. Se la maggior parte dei rumeni continua ad avere altri problemi e continua a non considerare il tema degli animali importante, ovviamente anche la classe politica ignorerà queste tematiche. Quindi le due cose, anche il benessere della società e il miglioramento delle condizioni di vita, poi andrà a determinare un maggior valore a chi si impegna per gli animali. Certo. Per colpo lungo. Quindi Sara, con le istituzioni rumene, il governo, oppure con quelle più in basso come i comuni, i sindaci, voi in che interazione c'è? Siete invisibili? Vi trattano da invisibili o
in qualche modo vi riconoscono quantomeno. No, allora dipende, ci sono il sindaco della nostra città, no, è stato rieletto ed è un sindaco totalmente sordo e che preferisce uccidere i cani e quindi purtroppo i nostri rapporti sono limitati a quando la polizia ci chiama per un cavallo, un asino abbandonato. Però ci sono sindaci che ci chiamano da tante altre zone della Romania e ci chiedono di intervenire e noi purtroppo non ne abbiamo la forza perché siamo sommersi dalle emergenze e dalle difficoltà del nostro territorio. Quindi ci sono altrove sindaci che invece magari vorrebbero il nostro aiuto. Per cui non posso fare un discorso a 360 gradi. Ci sono delle gran brave persone anche a livello comunale, però magari non sono quelle con cui, dove noi ci troviamo fisicamente con il nostro centro. Oggi eravamo a parlare con i responsabili della provincia di Costanza per ottenere l'affidamento di una parte dei cavalli, perché i cavalli dovrebbero stare 45 giorni in queste stalle, ma non riusciamo a curarli adeguatamente. Quindi oggi siamo stati ricevuti da un alto dirigente della provincia. Quindi con le istituzioni bisogna parlare, bisogna cercare di collaborare. Sicuramente le associazioni vengono chiamate là dove loro non arrivano, ad esempio i cavalli è una settimana che li sfamiamo noi, perché anche se sono una responsabilità delle istituzioni, nessuno aveva il budget, nessuno era organizzato e questi animali sarebbero morti di fame se noi non avessimo portato balle di fieno, eccetera. Quindi è tutto molto, ancora molto arretrato e molto disfunzionale. Sì. Tuttavia è molto bello quello che hai detto prima, che comunque per la popolazione invece state diventando un po' un punto di riferimento, perché se gli anziani vengono a chiedere aiuto per curare un animale o comunque magari una maestra di una scuola, un direttore di una scuola sa che ci siete, questo è questo Questo alla è fine. molto positivo, è molto positivo. Vi dico la verità, il progetto che più di ogni altro ci dava l'idea di questo cambio della popolazione è un progetto che da 2 anni, per mancanza di fondi, purtroppo è congelato ed era il progetto della clinica mobile. Le attività in mobilità sono fondamentali, perché noi abbiamo questa clinica fissa molto grande, ma la Romania è soprattutto campagne, soprattutto villaggi rurali. Ecco, noi 10 anni, 11 anni siamo andati nei villaggi su questo camper, andando a dare assistenza veterinaria ai cani nei cortili di queste case, sterilizzando migliaia di animali. Ecco, questi sono posti dimenticati da Dio e dagli uomini, dove non c'è un medico di famiglia. Quindi vedere un veterinario che viene, che ti dà un antipulci, che ti opera il cane, qualcuno che ti dona una cuccia perché magari il cane sta in un barile perché è l'unica cosa in cui potevi metterlo, ecco, lì devo dire ci accoglievano davvero a braccia aperte, all'inizio un po' diffidenti e poi invece e ancora oggi ci chiedono quando tornerete con la clinica mobile e la nostra risposta è quando troveremo le risorse per un progetto di questo tipo, che è un progetto impegnativo economicamente e che speriamo di poter riprendere, spero tanto nel 2022-2023 di poterlo riprendere. Quindi sono tutti progetti anche in corso che si evolvono in base anche alle necessità del territorio, in base a quello che il territorio richiede. Quindi una cosa di questo tipo sarebbe utilissima, effettivamente. Fondamentale non solo in Romania, ma anche in alcune zone dell'Italia. Purtroppo le cliniche mobili in Italia sono molto limitate nelle cose che possono fare, non si può sterilizzare. Io in America sono andata 2 volte con delle borse di studio alla più grande conferenza sugli animali a compagnia, che è l'Animale Expo, organizzato dalla Humane Society, e ho visto le cliniche mobili delle grandi organizzazioni americane. Ovviamente l'America è grande, gli stati americani sono grandi, hanno capito che non puoi portare alla clinica. Seppure nella periferia di una grande città, non puoi portare i cani che ci sono magari a centinaia di chilometri in mezzo al nulla nelle praterie, no? E quindi tutte le grandi associazioni hanno delle cliniche mobili pazzesche, che ti permettono veramente con un team di spostarti e di avere un impatto su questi territori. Ecco, anche l'Italia dovrebbe ripensare le cliniche mobili. Abbiamo avuto degli spunti eccezionali su cose su cui magari si era pensato, però è bello sentirle dette da te, che le hai vissute, le stai sperimentando e bello, bello Sara. Io proprio anche rispetto, Miki, scusa, volevi dire qualcosa? Giustamente sentirlo raccontare direttamente da Sara, nonostante anche noi ovviamente
ti abbiamo conosciuto prima, il libro, poi abbiamo visto tante tue interviste, però sentirlo raccontare così da te, con noi è un'altra cosa, veramente. Stasera hai detto anche cose diverse, perché io le avevo guardate tutte le interviste di Sara, però anche questa sera spunti nuovi, come questo che hai appena detto e altre cose. E proprio per questo io vorrei ricordare adesso che proprio i proventi di questo libro, tra l'altro, Sara, il tuo libro, I cani, la mia vita, va proprio tutto per Save the Dogs. Quindi quello che chi compra il libro praticamente dà una grossa Esatto, associazione. esatto. Quindi Progetto, l'appello è di prenderlo online o nelle librerie perché si trova dappertutto, ma l'appello è anche di regalarlo se avete regalare. amici o persone che amano i cani. Credo che sia davvero un regalo che si fa ricordare. Io sono sommersa da messaggi da tutta Italia di persone che lo hanno letto e anche le persone più insospettabili a volte, quindi magari dei signori in età avanzata, magari l'avvocato, piuttosto che il giornalista. E un po' seriosi, magari un po' che mi mandano dei messaggi, mi sono commosso, pianto, mi hai fatto capire delle cose, ho capito delle cose che non avevo capito. È bellissimo questo, insomma, quindi è una grande soddisfazione. Anche perché lì dentro ci sei tu, cioè tu condividi in questo libro, come dicevamo prima, te stessa, è molto bello perché ti metti veramente a nudo. È vero, E è quindi è più verissimo. facile immedesimarsi, ecco, in questo senso. Credo che questo arrivi, credo che la sincerità del racconto, arrivi alle persone. Le persone capiscono che non c'è nessuna finzione, non c'è nulla di Non può costruito, è essere tu. tutto. Bello, bellissimo libro, Sara. Continuano ad arrivare i commenti. Noi ovviamente ci scusiamo perché non siamo riusciti a mandare tutti i commenti che sono arrivati durante questa serata. Vi ringraziamo perché avete avuto una bellissima partecipazione e consigliamo assolutamente di prendere questo libro, assolutamente. E abbiamo, diciamo, sforato un pochino, come sempre, con l'orario del dopo cena live. Abbiamo Appassionati. dato un po' la disponibilità di Sara, che comunque è stata veramente incredibilmente carina a darci la disponibilità per questa serata e anche per trattenersi così tanto con noi e con voi, con tutti voi. E vorremmo adesso, insomma, prima di tutto ringraziare lei per la sua Grazie, Sara. voce Grazie a dedicata. voi ragazze, è stato un piacere. È stato un Anche piacere del bello fare rete. Facciamo rete, mi per me. raccomando. Cerchiamo di, insomma, di mettere in collegamento tutte quelle realtà che si occupano di queste tematiche, perché da questo scambio possono solo nascere delle cose positive. Sono d'accordo, tanti scambi, a volte diversi, poi però ci si trova, si cresce, insomma, è tutto importante. Infatti le nostre Assolutamente. serate sono un po' proprio con questo filo conduttore, che comunque è un certo tipo di approccio al mondo degli animali, l'hai capito anche tu, e ci teniamo che, insomma, tutti i nostri ospiti comunque sono collegati, anche se su diversi Esatto, ambiti. è vero, è verissimo, è verissimo. Tra Questo filo. l'altro, ecco, invito chi ci sta seguendo ovviamente a seguire non solo me sui social network, ma soprattutto Save the Dogs, su Facebook Esatto. e Instagram sono i due profili più attivi, in modo che possiate vedere le cose che facciamo e seguirci in questa avventura. Così in concreto quello che siete. Grazie. Comunque questa sera è emerso, direi molto bene quello che Ringraziamo anche tutto il è. pubblico del Dopo Cena Live che come sempre insomma si fida un po' così, dei sogni che abbiamo io e Anna nel pensare ai nostri ospiti, nell'invitarli e quando loro ci danno la loro disponibilità, per noi è veramente una gioia perché sappiamo ogni volta che sarà una serata incredibile. Noi lo Un diciamo regalo. sempre, Anna, siamo un po' malate di dire stasera è una serata speciale, però perché Speciali, davvero sono sempre speciali, vero? sono Sono molto speciali. speciali. Questo progetto per noi è veramente particolare, speciale e arricchisce me e Anna in primis, quindi siamo molto felici che tante persone continuino a seguirlo. E vogliamo sfruttare la presenza di Sara, come facciamo sempre a fine diretta, dopo aver ringraziato tutti, anche per dirvi chi sarà con noi la settimana prossima. Abbiamo il prossimo Dopo Cena Live, martedì 9 febbraio, sempre alle 20:45, con una persona a noi tanto cara che ormai ci sostiene nel nostro progetto, con la sua disponibilità, che è Thomas Pirani.
parleremo del cucciolo, quindi sarà una serata probabilmente utile per tanti aspetti che verranno affrontati. Proprietà Quindi, e non. per la relazione, per le esigenze del cucciolo, per i proprietari, per farci un'idea di tante cose. Il cucciolo è veramente un argomento di cui si è tanto parlato, però riprenderlo per me, Anna, è stato fondamentale e Thomas ci ha dato la sua disponibilità. Quindi, che dire, vi aspettiamo martedì prossimo. Ringraziamo ancora Sara Ora, grazie di e vi cuore. diciamo la buonanotte. Ciao, Grazie a tutti, buonanotte. Ciao, buonanotte. Sara, ciao Michela. Ciao Sara.